Ok, partita l'estrazione. Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono i vostri Mitterri ed eccoci qui per un nuovo episodio di FIFA 22, Modern Warfare, come Mitterri e su Arsa. Nella scorsa partita ho deciso di fare un game change, ossia di unire qualche punto della CPU nel suo potenziale, ossia abbiamo diminuito, come vedete, già il sprint speed. Ah, io ho aumentato. Dovreste entrare a 45. Ecco perché sono così veloci, che ho messo io 55. Errore mio, scusate, ecco perché sono così forti. Comunque, abbiamo messo. Siamo andati un po' dalla città e la situazione della squadra avversaria. Abbiamo ridotto, e lasciamo ridotto un po' così con il posizionamento, la run frequency, il line height, ossia la linea difensiva, come si è posizionata. 5 punti che non fanno male. Ed errore mettere 55, non vogliamo esagerare. 5 punti errore al primo tocco, ci può stare. Veniamo da una bella vittoria con la West Ham, che ci cioè aiuta tanto alla zona Champions. Oggi avremo il Leeds, poi la Coppa col Chelsea e il Norwich, e poi ancora tre partite consecutive, che davvero non ho più idea. Torniamo poi a gennaio col City che ci aspetta, ma devi partire subito col Leeds e forse, dico forse, dobbiamo giocare con la squadra di riserve. Vediamo un po', faremo un po' di turno, se meglio così, che squadra è totalmente riserve, non mi va. Lo gioco con un 4-4-1-1, quindi ci vorrà forse una squadra. Può andare bene. Al posto di Odegaard mettiamo. Chi mettiamo al posto di Odegaard? Il Martinelli. Why not? Al posto di Saka. Oggi Nketiah, che non è veloce, ma mettiamo lui oggi. Guendouzi lascia il posto al Nani. Più difensivo. Bellerin a Smith-Rowe ci sarebbe entrato, no? Non c'è Smith-Rowe. Allora mettiamo Cedric. Difesa Gabriel. Per forza di cosa dobbiamo lasciare il posto a Mari, mentre White Monlu, che è abbastanza lento. C'è qualcuno a mettere lì, tipo Tavares, si potrebbe mettere lui magari. Non lo so se fa questo. Ma è Swanson? No, pure lui è molto lento. Mi sa che devo lasciare forza il buon White, che arriva in suo centro non abbiamo. E non puoi venire. Andare a fare qualche acquisto. Poi mettiamo Saliba, alla fine lui è meno stanco e abbastanza veloce. Ci portiamo però i cambi con Tavares. Possibilmente ci portiamo Sambi Lokonga. Qui ovviamente Xhaka e qualcun altro per portarcelo. Mi sembra che qualche giovane. Sono costretti. Patigno, Patino, Aziz o Shirnia. Sono tutti lenti. A parte Aziz, che me lo porto. Posso riparti. Magari dovrebbe essere lui posizione esterna, non lo so. Comunque, questa è la squadra. I titolari pochissimi, ossia la casette. Bellingham, Tomiyasu e Ramsey. Eterni, scusate. Ma forse di cosa dobbiamo fare un po' di turnover. Devo contro il Leeds, che è molto forte. Dentro la fine, che è un pericolo numero uno. Ma noi dobbiamo giocarci con no chance. Ancora c'è la registrazione attiva. Ormai controllo tutto. Ed eccoci qui, al stadio Leeds United. Che squadra c'è? Sarà Don Hello from a Bevista. football stadium rich in Si chiama lo history. They've been stadio playing competitively here since Pelland Road. 1898. John I'm Derek Charles Gray on the Stanton. commentary Vedete che hanno gantry ogni and cuba sharing la duties with Bryce. me today, Stuart Robson. Vabbè, saltiamo looking la forward to intro, bringing sennò un you po' come action si guarda from the qualcuno, una Premier squadra League. quanto pericolosa, John questi Ryder, conto bene, ma dobbiamo cercare di giocare. versus Arsenal. Cosa devo fare con una Thanks, casetta Derek. We're che optimistic about the tactics, assist the man di individual players. Players are missing, but so questa often it's stagione ho the contro Asi mentality e 5 ho of the fatto in 12 players that is partite. key to Ottimo, winning any questo football deve essere game. lui, Which non of these tanto teams has offensivamente the ma right più attitude di today supporto di is the big squadra. question. E speriamo di fare oggi una bella vittoria, ragazzi, è molto importante. Anche se abbiamo una squadra davvero dimezzata. Excellent use of the ball as they make their way forward. Good physical play. Accurate pass upon accurate pass. Fuori, bravo. Well, you never quite know who's going to dominate a game in advance, but I think you can maybe make an argument for this fellow, Palla Stuart. per What do you think we'll Seri see che from him cerca la today? cassetta in Well, he's the most aria, la reactive player palla on the che field. va He can run with the di ball, he poco, can di get into fuori, about tight accalzando situations, he can steal il passes, he's palo. very creative with his Per play. colpo di I testa, think he's bella going to però, be the outstanding cavolo. player today. Che fai, porti? Si butta così a caso proprio. Fa così, una volta il pallone e poi oh, si butta. Devi cercare qui il secondo palo, che c'è il 15, quindi sia, He's no, driven c'è into the sempre la corner. casetta.
Ah, lo fa battere la casetta di calcio d'angolo, vorrebbe togliere dall'aria. Mi sa di sì. Ok, c'è il primo tempo 0-0, una partita molto combattuta, ma l'Arsenal c'è. Manca ancora un qualcosa, non so se fa qualche cambio, non so chi cambiare, ma vediamo un po'. Un cambio fosse venuto per adesso, per non cambiare uomo e cambiare posizione. Ovviamente la casetta esterna non lo può fare, CF, se la punta. E in che è la prima punta, che è veloce, diciamo, fisicamente interessante. Che dopo è l'unico che è titolare in quella squadra, però le scaratistiche davvero basse, cioè percentuale 3 che The two teams have switched fatto ma ha around fatto male and are veramente, ready now for the fatto second male. Vabbè, half. partiamo secondo tempo dalla casetta che tiene il pallone, la And he's casetta può in. andare, la casetta uno contro il portiere, si gira un It's attimo, got to il tiro be sul primo on the palo è goal l'1 a 0 for di Adrian, no, non è Adrian, Alexa, la casetta, il pifferaio, sempre lo a suonare, la musica più bella del mondo, sì, è quello del gol. Well, as you can see, he's a great talent. What a Bellissima run, azione, what a diciamo, di goal, and what a contropiede, play it is. 1-0, ha difeso molto bene qui da te, devo So we're dire, eh. Non mi underway aspettavo again questa here. difesa sulla città, 1-0 the score. compiendo la casetta. Oh, a lovely ball. Rafinha. Rafael Carioca. C'è il gol. Oh, good No. diving save. Cambia a fare. Smith Well, Jack, sì, this is a per great se. line. No, aspetta, no. Faccio i cambi quelli più importanti. Se togli qualche titolare. Dov'è Smith? È già fatto. Ok, allora togliamo Bellingham. Su Aziz. Andrisciaka. E poi penso Tierney per Tavares. Ah, sentiamo Sambi Lokonga. Che tanto non gioca. Lui è passaggio e dripping ce l'ha, quindi. Cioè, bene, mettiamo un po' Oh, di this is fiducia a per big lui, chance to facciamo. equalize. Dai. Non facciamo It might be tirare. on for them. Però neanche But could be così, neanche così e c'è il equalizer. gol. And it is the equalizer. Greenwood è Well, entrato e that could segna be a Greenwood. huge 1-1 turning point subito. in this game. They Qua carry saltò the tutto il momentum. difensore, saltò lì sulla, Well, su here's another questo. look, Qua, and you Tavares che can lo see what a lascia, good mi move fa il this tiro is. perché He sbaglio holds il off the giocatore che defender voleva lui. neatly and È keeps his 1-1. composure. That's a great Va move. bene. Io farei il cambio Back per underway. impostare su Well, they're 1-0. begging. Invece no. One goal apiece Oh! in this E game. che cavolo hai, voleva. Fermiamolo. Can he put them in L'avevo front? fermato io, l'avevo fermato. Ma com'è Snow possibile che tocchi il windows on pallone? left. That Ma com'è might be a possibile? coincidence. Guarda qui, gli aveva Wonderful tolto il drama. pallone. Well, as you can see, he makes it look easy in the Ma se end, non but vedeva I il think that's pallone, a me l'ha good detto. finish. He'll be Non è pleased with that. giusto così che tocchi poi quello Well, da, it's si a fa big moment fregare here in the subito dying perché embers. è Well, they've got rincoglionito control possession totale. here. Non è corretto sta cosa. They Dai get forward, Smithrow. but time is Entra very più in much area, dai against them here. Smithrow. Almeno per il pareggio. Rigore. Oh, it's a penalty. Rigore. How about that? And at Bravo. this late stage too, Chi an tira? opportunity for them Intersacca to la level casetta. matters. Well, there might have been a case for a yellow card, Lì. but the referee didn't see it that way. Well, Derek, it's a foul, yes. A penalty, absolutely. But È for me. vero, l'ha pigliata. Goes. Ha A detto well-taken doppietta per la penalty. casetta. Si fa la foto 2-2. Meno male che c'è la casetta in Well, here campo. it is again, and what a Quindi penalty questo è that is. Right into perfetto. that top corner, 2-2, cioè, mentre certainly no poi metta stopping quel that. gol di Roberts, Not io many non sides will have parola. the Cioè, mental non posso strength to con il pallone overcome e poi adversity a like un this momento in team. cui di ritardo, allora Harrison deve fregare. Perché Harrison è infogliato pure lui oggi. 5 minutes left. Non mi sembra tanto giusto, ma vabbè. 2-2. Calvin Andiamo su un Phillips. altro gol, questi ovviamente sono. Ah, come sono tutti in attacco, tutti Patterson has it. ricetti, vada. Can they? El ne, però corri. A meaty but fair challenge Sì, and a dammi un brilliant amico tu qua. throw-in. And he's going to go Punta back and issue a attacking. caution here. Well, the referee wasn't Sai, going to get ultima that, was he? azione. Non è che c'ho l'ultra attacco, non Martinelli. male. E mi tocca Well, he tanto likes to run at them. spazio. Must take the lead Oh here. no! And Diciamo sì, that is ragazzi. going to be Entra all poi for this Petagna, invece game. si 2 Well, a we 2. were treated to goals, but no winning. Good Ovviamente. physical play. Ovviamente non ho parole. C'è un peggio che non mi aspetto. Cioè, non mi aspettavo niente. Quel 2-1 è stato unexpected tale. Cioè, lì si è visto proprio come il giocatore loro era. Cioè, dopo il 1-0 si sono tutti sbagliati. Tutti erano forti. Lui intanto cresce, ottimo. Vendo un playmaker. Cioè, tutti erano proprio. Andava a 1000 all'ora. Non devi avesse abbassato un poco, diciamo. Cioè, la palla doveva forse andare lì e doveva segnare. Comunque, si va col Chelsea. A giocare la coppa di quarti finale di Carabao Cup. Ovviamente non si parla con nessuno. Che ci vuoi? Che vuoi? Ah, è finito il tuo lavoro. Vai in ansia, vai in Cina. Vai in Cina. Che poi cosa sono inutili è che stiamo cercando di cercare giocatori. Che vuoi tu?
Però non ti danno neanche i potenziali, non ci dicono neanche dove lo creano loro. Cioè, non ha senso che tu faccia calciatore e non mi cerchi se hanno un potenziale ottimo, poi no. Comunque, pensate poi qualche attaccante pigliare. Perché non ho via Pepe, mi sembra un attaccante o un esterno, diciamo. Come questo magari David, che è veloce, cioè, accelerazione speed, abbastanza alto. Lui potrebbe essere un giocatore che, eventualmente, 80 è un buon giocatore. Si potrebbe acquistare lui. Comunque, vabbè, tu fai scalo, cerca giocatori, però non mi cercano bene. Questo 12 giorni. Milik, attenzione, Milik. Quanto è troppo lento? Meglio David, sinceramente. Guidi. Prima cerca attaccanti. Denier. Denier avrebbe essere un buon difensore. C'è accelerazione? No, se va al Newcastle. Lo prima che è in prestito. Comunque, Carabao Cup. Giochiamo oggi, sta partita. Andiamo a fare i cambi che dobbiamo fare. La sette sta muerto oggi. Boadu lo seguiranno tantissimo, ma penso che Boadu per essere giocato più in forma, qui mettiamo lui e ci portiamo. No, adesso lo lasciamo in panchina. Ci sono tutti i titolari. Tenni è ancora in forma, come tecnicamente è sempre incredibile, davvero incredibile. Martinelli lascia il posto magari a Tavares. Sì, ci mettiamo un esterno in più e Saliba lascia il posto a Pepe. Bene, così. Andiamo sempre col 5-2-1-3 con però Bejender. Sotto non c'è Lukaku, fai trequartista. C'è Havertz. Hanno pure Skriniar questi. Ammazza adesso che io sparirei per lasciarvi un attimo all'intro del gioco. Che bellissimo da comprare. There aren't many bigger games in English football than this one. Certainly two highly successful clubs with passionate sets of supporters. All the live action coming up from the Emirates as Arsenal take on Chelsea. It's North London against West London coming up. In other words, Arsenal against Chelsea here at the Emirates. I'm Derek Ray, and sharing commentary with me today is Stuart Robson. Stuart, this is usually feisty. It certainly is. It's another London derby which has become very competitive recently. If both teams play at their best today, we should be in for a great Bello game. vedere Liverpool con Bradford e City con la squadra più scarsa. Dove sono qui Chelsea, Arsenal, non c'è un'altra squadra forte. Ma vabbè, una volta squadre forti, una volta squadre infortunate. Vedete che davvero è molto pericoloso, che è perché non è veloce, non è fisico, ma è letale in area. È un gioco che è un gioco che il gioco ama. In questo modo, come vedete, che si trova da questa parte, si mettono Cedric e Pepe in panchina, in modo sempre 4-3-3-4-2-1, con Ramsdale, Tomiyasu, Gabbè, White difesa, Bellerin, Guendouzi, Bellingham, Tierney, centrocampo, Saka, Odegaard, portare Boadu, Odegaard capitano. Quello sembra essere nuovo Verà. Noi che Verà ci porti bene, speriamo, almeno presto, successi con le sue giacchettine. Non si può giocare, non so ancora con le giacchettine della Signoretti. Hanno in panchina Mendy, Alonso, Gie, Ziyech, Lukaku, Christensen, Pulisic e Jorginho. Cioè Jorginho, Lukaku e Ziyech in panchina. Poi c'è un po' con Skriniar, Silva, Rudiger, centrale, Chilwell, James su esterni che va in porta, impiegato. Kovacic, Kanté mediana, Havertz che va a supportare il Bayern. Kepa che va su a supportare il suo. Bello. Partite molto fare così con le più importanti, non tutte le partite, cioè entro così con le di coppa, i derby come questo Arsenal Chelsea, dipende che due che corre tantissimo portare all'Arsenal. Io vedo tempo del Milan era il bomber che davvero ci ha fatto sognare tantissimo, ragazzi. Inserimento, forza, città, tutto per questo gioco. Vabbè, pensiamo all'oggi, pensiamo al Chelsea, Arsenal Chelsea. Quarti finali di Carabao Cup, anzi semi, no, quarti finali, secondo finale. Vediamo poi stappare una bella vittoria, ragazzi. Sta anche per un po' morale, perché noi puntiamo molto sulla l'altra coppa, sia la FA Cup, però anche vincere la Carabao Cup non mi dispiacerebbe. Guarda Boadu, guarda Boadu, perché così corto, so che hai il tuo destro, maledetto, sacca. Non te l'hai fatto due col destro, dai. Non fanno male più che un filtrante. Well, they've given him too much space. N'Golo Kanté. Attenzione che prova il tiro Bender e ci sta. Ho detto Bender era forte. Troppo per coprire Werner o l'estenso che era, penso a Havertz.
dato lo spazio a Gabriel che se ne va. Cioè, la reggia, la cifra delle prende, che quello tirana sta più tremenda. 1-0. Non aspettarci, ragazzi. C'è un po' che non è più veloce, va. Che è più lento di Werner. E non è così lento, Conte! Il secondo tempo 1-0 per loro. Nella fine del primo tempo sono riusciti un po' a uscire fuori a fare qualche tiro, però c'è sì, facendo la partita, non so dire, un gol di un errore mio, diciamo lì, però. E allora, ragazzi, i cambi che si possono fare dovrebbero essere tanti. Saka non mi sa tanto cominciando di oggi. Direi oggi non so se mettere Dembélé e spostare Boadu più dietro. Voglio fare così. Io farei così, Saka oggi non, lo usiamo proprio per l'accesso, lo consiglio più per il campionato, ma è più vero che non sta andando tanto, diciamo. Guarda Boadu, che ha tanto spazio, Boadu. Guarda Odegaard, benissimo. Portiere che non si aspettava di vedere la presa, ma subito Boadu messo all'esterno, invitato bene da Oda, Dembélé. Entra in alto, trova Odegaard lì. Il gol della me ci sta, ragazzi. Penso che avrà chiuso il spazio, quindi è meglio così. 1-1, si riparte bene sul primo tempo con un cambio che forse ha fatto la differenza. Dembélé ha fatto quasi un gol, quasi. Tutto il mio tempo esterno va a fare lui, sempre esterno alto. Allora, ha soldato una carezza. Boadu si è stanchissimo. Boadu Pepe o Boadu la cassette? Boadu la cassette. Non devo ancora un po' Boadu, ragazzi. Ma non ci sono. Devo salvare questa partita, quindi lasciamo lui un poco, va. Marco, un po' di speranza. Ultima azione, magari. Boadu è buon Boadu. Che ha tanto spazio ancora. Boadu. Vado a cercare l'amico Smitro. Il tiro di Smitro. E il 2-1, ragazzi, lo dicevo. Boadu doveva rimanere. Doveva rimanere Boadu. E ha fatto il gol, ragazzi. Non ci posso credere. Ok, allora c'è una cosa. Pure qui andiamo un po' a cambiare il modulo. Boadu va a fare il terzino. Entra magari Tavares. Cedric più di Tavares. Dov'è Cedric? Anche se per il debole è 4, Ed è più veloce. Quanto è alto il buon Cedric? 5-8. Tavares è più alto. Lo può fare. Poi passiamo un po' anche Odegaard, LM, RM, quindi Tavares, Smith, l'ho fatto i cambi e Dembélé. Tre cambi fatti, va bene così. Dopo il 2-1 esce Boadu, l'errore di questa partita con due assist perfetti. Sì, prima Odegaard che faccia poi Smith, che è stato davvero letale. Ma un po' ci chiudiamo perché c'è campo difenda il dovuto. Anzi, anche per essere più sicuri. Come fa ad essere CDM? No, ce lo fa diventare. Non ci fa entrare CDM, così. Davvero, io penso questo fatto è che in foto c'è il ruolo che dico, dico qua c'è un centrovista centrale, sempre midfield, no, solo uno ce n'è. Troppo bloccato sul gioco a volte queste cose. Ho un po' come l'ho perso per questo, ma... Sono proprio peggiorato, cioè ho fatto male. Perché non può dire fai solo così da lui e basta, perché lo dice lui. Belè, vada in Belè, che ha tanto spazio a lui, lascia di skin, Dembélé entra in aria. Ancora per Odegaard e il 3-1. Ragazzi, l'Ina vince con FP. Dicevo col Chelsea 3-1, vittoria molto buona per noi, per Murane, è nazionale, sono anche soldi, soldi che entrano in gennaio, ci possono servire, non saranno tanti sicuramente, lo so, però, meglio pochi che niente, problema, la dettaglia, no, ma è proprio uno schifo, vuole provare ancora Dembélé, vuole fare i gol di Dembélé, Dembélé, sotto è tuo, col pallonetto, Moussa Dembélé, fa il 4-1 e la chiudiamo qui ragazzi, la chiudiamo qui. Dembélé, il nostro supereroe di oggi. Lui ha fatto una grande partita, devo dire. Va a fare gol, ne ha fatto uno anche molto brutto. Guarda qui che pallonetto, che poi che si butta. Vedrei chiusa. Ci vediamo un po' di che la prima roba è già, la volta vinciamo contro 4-1. Bene, così. Risultanza di mettere dell'Ars che vince anche un derby di Coppa importante e andiamo in semifinali che l'abbiamo fatto. Questo dovevo comprare così, se
Però poco potrebbe essere Cavani, ragazzi. Tanto qui Odegaard gol in tre tiri, come dicono, ha perso, molto bella sta cosa, e si sa. Ci abbiamo fatto solo 3 tiri. Comunque lì così vincono facile, perché non metta, mentre quelle che dobbiamo affrontare non si fa vedere. Oh, non ti batte l'Everton 2-1, quindi sarà United, Arsenal e Liverpool City. Va bene, e allora andiamo avanti con Norwich, le squadre d'orare. Così un po' si allena anche di loro. Siamo sempre quinti, ma un punto da quarto posto. Ci offrono denaro della Repubblica Ceca. Ovviamente rifiutiamo, questo l'Arsenal è il nostro unico obiettivo. Tu poi finito col Portogallo. Vabbè, che vuoi. Va a te, non lo piace. Vado a cercare il nuovo Haaland. Cazzo, non so di finire qui l'episodio di oggi. Perché vorrei farmi la fine del mese, sempre due partite con Norwich e Wolverhampton. E poi portarci a gennaio e andiamo qui la coppa da ritorno con l'United, abbiamo City, abbiamo anche un'altra coppa col Tottenham, penso sia la FA Cup. Cioè, ma che... Eccoci qui, cioè al terzo turno, cioè c'è Brentford, Millwall, Crewe, Brentford, Oxford United, May e Donks, ok, tutte le squadre di terza, quarta divisione, e noi siamo con l'Aspers, con i Tottenham. Ma che se... Ma che senso ha questa? Cioè, la super prima partita di FA Cup contro, cioè, City, Rotterdam, sai che squadra? Leicester, Leeds, che è pure una partita difficile, ma va bene. Everton, West Brom, è fattibile. Ma che stiamo scherzando? Cioè, sono una partita davvero difficile con i Spurs, che Tottenham è forte. Questo è Blackburn, Chelsea, Luton. Io non ho parole. Comunque. Come qui so di oggi, spero che vi sia piaciuto, da casa vi lascio un like, a commentare e di la vostra, in caso avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, c'è notifiche dei nuovi video che usciranno e vi ricordo di seguirmi sul canale Viola, dopo le live e su vari social come Facebook, Instagram e TikTok, così per stare più sul lavoro, godervi qualche contenuto multimediale, anzi altri contenuti multimediali ne abbiamo offerti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, al prossimo interri, passo e chiudo.